shine like gold. You shine like gold. You shine like gold. Like and now I'm walking on dead land. I can feel the heat in my hand. And oh. Eccoci, siamo entrati in diretta su RadioNovaFutura.it e insomma, dopo lo stacco musicale, come annunciato, rientriamo con Carlo Cotticelli. Ciao Carlo, come stai? Bene, tutto bene, buonasera a tutti. Allora Carlo, senti, parliamo di appunto la bella vittoria della Lazio ieri 3-0 sul Torino. Io voglio iniziare da Felipe Anderson, perché io ieri la partita l'ho vista, poi ho visto gli highlights perché ero impegnato a vedere Barcellona e Eibar, però quando poi ho finito e quindi sono andato all'altra parte dove mio nonno invece vedeva la Lazio, mi ha detto e lo stava anche sostituendo, così mi ha detto, cioè lui mi ha detto Felipe Anderson, anche se stava giocando male, è un giocatore che deve giocare sempre. Sei d'accordo che poi alla fine è un giocatore che ti può cambiare la partita da un momento all'altro? Io poi vedendo poi gli highlights e la sintesi ho visto anche che Candreva ieri non è stato così fenomenale come altre situazioni e quindi forse il cambio forse era più dovuto a Candreva e non a Felipe Anderson. Dico così perché durante la partita di Sky si era annunciato la sostituzione che poi Pioli ha dovuto confermare in conferenza stampa. Ecco, tu pensi realmente che questo sia un giocatore che deve giocare sempre e che comunque sia, proprio se sta boccheggiando è infortunato, va sostituito, oppure ieri c'aveva ragione Pioli, poi alla fine andava messo fuori e messo un altro giocatore al suo posto? Guarda, è difficile fare l'allenatore perché è chiaro che molte